cortesemente per tutti da questo momento, silenzio radio, attenzione a tutte le pattuglie impegnate su queste frequenze. Lascerò ora la parola al signor sindaco per il tradizionale saluto di Ferragosto. Sì. Buongiorno a tutti, sono il sindaco e buon Ferragosto. Ferragosto un po' particolare questo, anche perché quello che è successo ieri a Genova ci ha colpito tutti, e noi stiamo facendo quello che gli altri si aspettano che Milano faccia, e quindi siamo intervenuti subito. Io ho chiamato il sindaco di Genova mezz'ora dopo per offrirgli il mio aiuto. Sapete che stamattina sono partiti 14 vostri colleghi con un ufficiale e poi un'altra quindicina sono pronti per dar loro il cambio fra poco. Ecco, è chiaro che nel fatto che con la turnazione abbiamo anche noi meno risorse in campo, questo sarà un piccolo problema, ma non importa assolutamente. Dobbiamo farlo, quindi grazie a quelli che sono partiti, grazie a voi che compensate la mancanza di un po' di colleghi. Questa è una tradizione, però è una tradizione che io faccio molto volentieri, e il saluto a Ghisa è importante per farvi sentire certamente la mia vicinanza e dell'amministrazione, anche perché poi è anche questo momento per ricordare ai milanesi tutto quello che i Ghisa fanno, perché ne fate di cose tante, tante, difficile anche fare l'elenco di tutto ciò che si fa, però in sostanza noi dobbiamo continuare sul doppio fronte del controllo della città e dell'assistenza. Il controllo vuol dire, per esempio, ecco, sono molto contento di quello che è stato fatto rispetto al controllo della guida e dei troppi che usano ancora i cellulari, per esempio, ma il controllo contro l'abusivismo commerciale, contro l'accattonaggio molesto, sulla sosta, il controllo di una città che è sostanzialmente in ordine, ma che nella sua complessità ci richiama al nostro dovere. E poi c'è l'attività di assistenza dei tanti bisogni della città. So che avete fatto un grandissimo lavoro sull'assistenza ai tanti che dormono per strada, ai tanti che esprimono un bisogno quotidiano. So che vi state impegnando moltissimo per intervenire con tempestività a portare aiuto laddove serve. Ecco, è un po' il vostro e il nostro destino. D'altro canto, guardate, in momenti così difficili c'è poco da fare. Ognuno di noi deve fare una cosa e fare al meglio il suo lavoro. Questo vale per il sindaco, vale per voi, vale per ognuno di noi. È molto milanese, ma è quello che oggi serve. Per cui, ripeto, è certamente un momento tradizionale dovuto, ma è uno di quei momenti che mi piacciono perché mi permettono, insieme a tante cose che sto facendo in questi giorni, di farvi sentire al massimo possibile la vicinanza di chi governa questa città e chi poi alla fine, come voi, lo fa perché ha dentro in sé l'idea di aiutare e di supportare lo sviluppo di questa grande città. Una città che si sta sviluppando, ma una città che vuole continuare a essere solidale. Grazie, buon lavoro a tutti voi. Io spero, anzi sono certo, che poi anche voi vi riposerete, starete con le famiglie, ma intanto il mio ringraziamento per chi come voi in una giornata come questa è al lavoro. Buon Ferragosto a tutti.